ringraziare il rettore dell'università e anche il caro collega Don Maspero dell'ospitalità con cui sono stato ricevuto e del grande onore di parlare nuovamente dopo il mio intervento dell'anno 2011 in questa Università Pontificia. Cari colleghi, signore e signori, sono molto grato anche per l'occasione di dare in mezzo a ricercatori della storia del cristianesimo una introduzione al mio metodo di studio dei padri. Devo però chiedere pazienza perché la mia lezione sarà caratterizzata da un certo momento autobiografico. Papa Benedetto, quando si trovava a Bonn come giovane professore, ebbe l'occasione di conoscere l'indologo Paul Hacker. Entrambi si incontrarono di nuovo in veste di professori all'Università di Münster, divenendo amici. Benedetto, nelle sue Erinnerungen, parla con gratitudine e meraviglia di Hacker. Ed anche nelle sue ultime conversazioni gli dedicò un monumento di riconoscenza. Dice, cito, Paul Hacker era una figura molto particolare, aveva un temperamento passionale che lo portava a litigare con i suoi interlocutori, ma aveva una intelligenza notevole, vulcanica. Era un uomo sorprendente, con lui si poteva davvero discutere, anzitutto era enormemente portato per le lingue, ne parlava di scioto alla perfezione e il sanscrito lo sapeva talmente bene che gli indiani venivano da lui per studiarlo. Era un grande maestro, un uomo con una cultura incredibilmente vasta. Conosceva i padri, conosceva Lutero e padroneggiava da cima a fondo la storia della religione indiana. I suoi scritti contenevano sempre nuovi spunti con cui andava al fondo delle cose. Da lui si poteva solo imparare, con lui a volte ovviamente anche litigare. Fine citazione. Quando io arrivai a Münster nel 72, mi sentii molto astratto da questo straordinario collega. Negli ultimi anni della sua vita, Hacker morì nel 79, ebbi un rapporto molto stretto con lui. Nonostante la grande differenza di età, di quasi 25 anni, tra noi si sviluppò un rapporto che Hacker, nella dedica di uno dei suoi libri, definì come Gemeinschaft des Geistes, comunità di spirito. Il mio interesse nei confronti dei padri della Chiesa si era consolidato durante la mia biennale collaborazione al Franz Josef Dölger Institut e grazie al suo fondatore e direttore, il grande storico della Chiesa e archeologo Theodor Clauser. L'atmosfera spirituale dell'istituto era allora molto liberale. E sembra che essa sia rimasta tale fino ad oggi. La mia tesi di abilitazione era nata dal lavoro per il Reallexikon für Antike und Christentum e Clauser la inserì nella sua collana Theophania. Ma gli anni non avevano squacciato via il cattolicesimo della mia infanzia in Slesia e della mia gioventù in Franconia. E così lo vedevo, e così io vedevo il mio tema come altrimenti non avrei mai potuto vederlo.
Hakalos comprese meglio di me e così questo libro instaurò il primo legame tra di noi. Tahaka appresi una visione completamente nuova sui padri. Egli si occupava di essi non solo in base ad un dotto interesse astratto, bensì perseguiva uno scopo missionologico. Egli era impegnato nell'obiettivo di esporre la dottrina della Chiesa attraverso concetti e pensieri dello spirito indiano. Voleva creare una dogmatica missionaria. Haka considerava la cristianizzazione del mondo antico dei primi secoli come il modello di una grande e riuscita missione ed indagò il modo in cui in questo compito i pensatori cristiani si comportarono nei riguardi dei valori della cultura e della religione antiche, al fine di trarne insegnamento per il suo progetto. In questa impresa si accorse che i padri impiegavano con una certa predilezione i termini usare, usare giustamente, quando indicavano il loro rapporto con le eredità spirituali precristiane. Egli riconobbe che il concetto della chresis ortae, del usus justus, nei padri non compare casualmente, che esso corrisponde alla base del pensiero cristiano nella sua relazione con il mondo spirituale extracristiano e che a causa di ciò il trattamento dei testi patristici deve valere come prezioso strumento ermeneutico. Haka vide però anche che non è sufficiente avere i giusti concetti se non si possiedono anche i giusti presupposti, che il valore dei concetti si manifesta solo alla base di presupposti corretti. Era convinto che per capire i padri della Chiesa si debba assumere la giusta posizione, che anche la comprensione della grande trasformazione culturale effettuata dalla manifestazione della religione cristiana nel mondo antico dipenda dai giusti presupposti del pensiero, che addirittura tutte le discordanze nella valutazione dei rapporti della prima Chiesa con la cultura dell'antichità siano conseguenza di differenti presupposti. Vorrei qui abbozzare in maniera più precisa la visione di Haka sui padri della Chiesa e lo faccio presentando alcuni passaggi di un saggio inedito che egli registrò su un disco il 31 agosto 77, circa un anno e mezzo prima della sua morte. Il saggio si intitola «Commenti alla conferenza di Hans Hertha, Basilio il Grande e il problema della cultura profana». Ho sempre considerato questo testo come il suo testamento personale, indirizzato a me. Il discorso riguarda il padre della Chiesa Basilio il Grande, che insieme al suo fratello minore Gregorio di Nissa e al suo amico Gregorio Nazianzeno formava la celebre triade dei padri cappadoci. Di Basilio è originario il breve scritto Discorso alla gioventù cristiana, con il titolo completo Esortazione ai giovani sui modi di trarre profitto della letteratura pagana. Questo scritto era stato pubblicato nell'anno 70 da Hans Hertha,
mio maestro di greco a Bonn, e discusso in una conferenza durante un simposio internazionale di Delphi. Hacker si confronta con questa conferenza. Leggerò alcuni passaggi del testo di Hacker e presenterò alcune osservazioni. Cito. Il saggio di Hertha, come altre simili esternazioni sui padri della Chiesa, è un esempio tipico del fatto che un Geisteswissenschaftler, un ricercatore che si interessa ai problemi storici, filosofici, filologici, eccetera, che un Geisteswissenschaftler si esprime sempre a partire da un fondamento che potremmo definire il fondamento della sua Weltanschauung, visione del mondo. Non a caso Karl Rahner, tempo fa, quando ancora produceva qualcosa di buono, tenne una conferenza dal titolo «Scienza come confessione». Qui, in Hertha, si può vedere che c'è una confessione secolarista della cultura umanista. Chi si riconosce in questa confessione può giudicare un testo patristico il cui contenuto sconfina nel campo di ricerca del dotto umanista, il quale ha però un orientamento completamente differente, solo in maniera scorretta. La sua confessione non è infatti quella del padre della Chiesa, né dell'autore classico, bensì del dotto moderno che si occupa appunto di autori classici. Questi si forma una visione del mondo, una Weltanschauung, che non corrisponde a quella dei suoi autori prediletti, ma che in qualche modo vi si orienta. Questa è la visione del mondo o confessione del dotto umanista. Fine citazione. Da studente assistente presso l'Istituto di Filologia Classica di Bonn, era stato educato alla ferma e ovvia convinzione della supremazia della filologia, cioè all'idea che una chiara e solida filologia guidi sempre a risultati certi e validi per tutti. L'incarnazione di questo tipo di filologia era per noi tutti, appunto Hans Hertha, ammirato per la sua padronanza linguistica e per la sua impressionante erudizione, onorato come uno dei tardi rappresentanti della celebre scuola di Bonn. Grazie ai miei anni da assistente a Bonn, entrai con lui anche in rapporto personale. Non si poteva però negare che la critica di Hacker, pronunziata anche in simili incontri, fosse fondata. E così, lentamente e nel tempo, io cambiai posizioni, almeno su questo piano. Scoprii che, di fatto, sempre e ovunque, si parte da certi presupposti, anche nei campi più interni della filologia classica, come ad esempio nella critica testuale. Mi accorsi che altri ricercatori di altre discipline erano arrivati agli stessi risultati. Il biologo Adolf Portmann dimostrò che i dati fossili della evoluzione dell'uomo vengono valutati in maniera differente a seconda della visione che il ricercatore ha dell'essenza dell'uomo. E Goethe giunge con i suoi studi sulla natura alla seguente cognizione, cito: «Le divergenze dei ricercatori sono inevitabili. Ci si convince, anche nel procedere della vita, della impossibilità di qualsiasi tipo di accordo, perché
derivando ogni giudizio dalle premesse e più precisamente partendo ognuno da determinate premesse, rimarrà ogni volta in conclusione una certa differenza che appartiene ad ogni singolo discente e dimostra così l'infinità dell'oggetto di cui ci stiamo occupando, sia che prendiamo noi stessi, il mondo, oppure entrambi come fine delle nostre osservazioni. Fine citazione. Le parole di Goethe appaiono pessimistiche, ma appunto per questo contribuiscono a comprendere più precisamente la posizione di Hacker. Della rassegnazione alla quale soggiace Goethe, quantomeno nel momento in cui pronunciò queste parole, non vi è alcuna traccia in Hacker. Hacker è ben lontano dall'assunzione che premesse soggettive possano impedire conclusioni oggettive. Quando parla del legame tra le conclusioni e le premesse del pensatore, egli intende qualcosa di diverso. Egli ammette le premesse come ammissibili, anzi necessarie, e non promuove l'assenza di premesse nel pensatore, ma un adeguamento delle premesse in relazione all'oggetto di conoscenza. E il riprovero che egli fa alla confessione del dotto umanista si fonda sulla considerazione che essa non sia adeguata all'interpretazione dei documenti del pensiero e della vita paleocristiani e che di conseguenza porti necessariamente a falsi giudizi. Hacker continua, cito, questa confessione può generare risultati imponenti, finanto che il dotto parla dei pagani. Ma appena si trova a confrontarsi con i padri della Chiesa, le sue affermazioni diventano involontariamente comiche. Si legge ad esempio una simile affermazione come in Hertha, che si tratterebbe di una apologia degli studi classici per eccellenza e in Eduard Norden che questo scritto nasce dallo spirito illuminato. Inoltre, questi giudizi si possono trovare anche presso diversi patrologi. Questa è naturalmente una grave mancanza del dotto nei confronti dal vero scopo dello scritto che egli ha davanti a sé, Basilio. Ma questi può solo giudicare in base ai criteri che sono contenuti nella sua confessione. Si può quindi concludere che una simile confessione, la quale genera simili storture nei giudizi, non può esprimere la verità. Quali sono i presupposti che aprono lo sguardo alla corretta e giusta comprensione di questo scritto di Basilio? Quale punto di vista si deve assumere per comprendere correttamente il rapporto dei padri della Chiesa con le eredità culturali dell'antichità? Hacker dice, è diverso, completamente diverso, se si giudica uno scritto come quello di Basilio e di altri padri della Chiesa dal punto di vista della confessione cattolica. E dico intenzionalmente della confessione cattolica perché quella protestante dà a sua volta un altro giudizio. Se vi giudicano gli scritti dei padri della confessione cattolica, confessione cattolica, allora si è già nella stessa pienezza nella quale si muovevano anche i padri della Chiesa,
nella stessa pienezza dello spirito, e la luce non cade obliqua da un lato, ma frontale, direttamente sull'oggetto da giudicare. Forse si scorgerà in queste parole una certa rigidezza dottrinaria. Vorrei quindi cercare di svilupparne in maniera più dinamica la sua concezione. La pretesa che gli autori ecclesiali debbano venire osservati da un punto di vista cattolico si può suddividere in diverse richieste e presupposti. Queste richieste lasciano riconoscere una determinata progressione o gerarchia. I presupposti sono in primo luogo la capacità e la disponibilità a riconoscere e a valutare correttamente le differenze. Entrambe, capacità e disponibilità, non sono senz'altro garantite. Il rapporto dei pensatori, degli artisti, dei letterari della Chiesa con la cultura del loro tempo è un processo energico, critico, selettivo, purificatore. E l'osservatore moderno deve, se vuole veramente comprendere i risultati di questo processo, tenere il passo con l'energia mentale di quegli uomini. Già la disponibilità a ciò è spesso svanita. La cosiddetta toposforschung, ricerca topologica fondata dal filologo romanzo Ernst Robert Curtius, indirizzò l'attenzione su simili elementi di forma e di pensiero, letterari. Tracciò dai tagli orizzontali all'interno della letteratura occidentale e contribuì così a mescolare le linee di demarcazione mentale, specialmente quelle tra antichità e cristianesimo. Come terzo presupposto si deve aggiungere un certo assenso interiore all'oggetto dell'osservazione, un vivo interesse verso gli autori italiani e trattati. Proprio qui vale il detto di Sant'Agostino: nessun bene è conosciuto perfettamente se non è amato perfettamente. Questi sono quindi i primi presupposti, capacità e volontà di distinguere, unita ad un vivo e sincero interesse verso gli autori ecclesiastici. Chi fa propri questi presupposti viene da essi già spinto a buon punto, anche se questi non sono in sé ancora sufficienti. Vorrei spiegare ciò attraverso due esempi. Il pagano, come il cristiano, può scrivere sulla tomba di un suo caro: dorme, si è addormentato. Dormit, obdormivit e coemete. Poiché già in Omero il sonno è il fratello della morte. Ma nel pensiero precristiano l'analogia si fonda sul somiglianze esteriori. Il dormiente assomiglia ad un morto e non sente niente come un morto. E perciò le parole sonno e dormire si prestano come eufemismi metaforici di morte e di morire. Quando il cristiano parla di sonno, della morte, egli intende di più, intende qualcos'altro. Alla vecchia immagine mancava infatti un elemento distintivo, il pensiero del risveglio dal sonno della morte.
è la dottrina della resurrezione. E proprio questa dottrina della resurrezione dell'uomo nella sua interezza, anche del corpo, che diede all'analogia per la prima volta senso completo, verità e realtà. Sono il risveglio, sono per il cristiano una lezione della resurrezione che Dio ha posto nella natura. Qui tocchiamo un uso profondo e creativo di un pensiero antichissimo. Ognuno lo può vedere, ognuno che adempie ai tre presupposti. Ma come ci decidiamo nel caso seguente? È un vecchio pensiero della filosofia e della medicina greche che il corpo umano sia sottoposto allo scorrere continuo della propria sostanza e che questo mutamento si renda visibile nel cambio dell'età della vita. L'uomo adulto ci appare una figura molto diversa dal bambino, il vecchio dal giovane. Origene afferrò questo pensiero e lo applicò contro la dottrina della resurrezione della carne. Che uomo, si chiese, è il risorto, se l'uomo deve risorgere nella carne? Un intero popolo, dice, dovrebbe risorgere invece ad uno solo. Altri padri, Atenagora, Tertulliano e Gregorio di Nissa, si appoggiarono alle stesse osservazioni, ma giunsero ad un risultato opposto, proprio perché ci sono questi mutamenti metabolari del corpo, proprio perché l'intero essere umano è sottoposto al molteplice cambiamento. Giungiamo alla conclusione che ci sarà un ulteriore metabolismo comparabile al mutare dell'età, la trasformazione nello splendore della resurrezione. Tutti questi padri adoperano la chesis usando gli stessi fatti e le stesse conoscenze. Chi li usa però giustamente? Origene o Gregorio di Nissa? La risposta non può essere ambigua. Qui si vede come i sopra menzionati tre presupposti non siano sufficienti per una giusta comprensione dei padri. Deve essere rispettato un presupposto ulteriore. Si deve essere pronti a comprendere il sistema della fede cristiana nel suo sviluppo. Questo significa si deve riconoscere che il sistema non viene formato attraverso fattori arbitrari, casuali o solo temporali, ma che esso si dispiega secondo dei principi fissi, che a causa di ciò esso rifiuta false proliferazioni, ma ammette e promuove una crescita organica e che i risultati di questa crescita, e questi sono spessi proprio i risultati della cresis del pensiero filosofico, vengono posti come vincolanti attraverso decisioni autoritative. Per alcuni inizia qui la non scientificità. È invece corretto osservare che qui termina la filologia e inizia invece la teologia. Ma non solamente riflessioni teologiche consentono l'accesso alla comprensione della visione cattolica della storia dogmatica, bensì anche riflessioni filosofico-religiose. Di questo genere è il famoso Essay on the Development of Christian Doctrine di John Henry Cardinal Newman. Newman erige qui dei principi generali
per un sano e fedele sviluppo e mostra l'inveramento di questi principi nello sviluppo del sistema della fede della Chiesa. Ho sempre considerato che la esposizione di Newman sostenga e spieghi la rappresentazione dei padri della Chiesa offerta da Hacker. Hacker aggiunge poi al problema centrale in che misura sia riconoscibile in Basilio il metodo dei padri della Chiesa, la cresis, il metodo cristiano del giusto uso dell'eredità spirituale precristiana. E gli dice, con la cresis, così come essa è stata esercitata dai padri greci nei riguardi dei testi precristiani, il breve testo di San Basilio ha a che fare solo indirettamente e solo parzialmente. Indirettamente, in quanto Basilio stesso, durante la stesura dello scritto, esercita di fatto la cresis senza rifletterci sopra e senza fondarla teoreticamente. Parzialmente, in quanto lo scritto ha a che fare con la cresi solo perché nel suo contenuto ne viene messo in uso un unico suo aspetto. Si tratta di un setacciare, selezionare, critical screening. Gli altri aspetti vengono rispettati indirettamente solo perché Basilio in pratica durante la sua esortazione, perché Basilio li pratica durante la sua esortazione. Si tratta, detto brevemente, della reciproca illuminazione dell'insegnamento del Vangelo e dei pensieri precristiani permessa dal fatto che anche nei pensieri precristiani c'è della verità e che tutte le verità derivano dalla stessa fonte, cioè da Dio stesso. Come esempio di questo uso indiretto, Hacker cita diversi termini provenienti dalla filosofia greca che ricevono però da Basilio un altro significato. Il valore del concetto chiave in cui Hacker trovò concentrato il metodo dei padri della Chiesa viene da lui particolarmente elevato. Mi immagino spesso quanto Hacker sarebbe stato entusiasta se già allora gli avessi potuto dire che il concetto della cresis, prima che si calasse nella letteratura e nel mondo spirituale della Chiesa, aveva già 700 anni di storia alle spalle. Esso divenne celebre nel tempo del cosiddetto illuminismo greco, nella sofistica del V secolo. I sofisti giustificavano la retorica con il principio del giusto uso. Il concetto attraversa poi la filosofia platonica e aristotelica e diventa un assioma del pensiero stoico. Parallelamente scorre il suo sviluppo nelle scienze speciali, soprattutto nella medicina, che lavora permanentemente con il concetto dell'applicazione giusta. Attraversando il pensiero filosofico, anche quello filosofico popolare e le scienze speciali, si crearono determinati caratteri che risiedono al di sopra dei limiti dei sistemi filosofici. Primo, il concetto del giusto uso contiene la richiesta della sottomissione dell'agire umano a un valore altissimo. Secondo, questa richiesta vale per tutti gli ambiti dell'essere, non solo per la letteratura o per la cultura.
terzo. Il concetto è un concetto di forza spirituale, della sottomissione delle cose. Colui che usa sta al di sopra di ciò che viene usato. L'usare è in qualche modo un atto di dominio. Quarto, siccome c'è un giusto uso, ce n'è anche un ingiusto, sbagliato, cattivo. Cioè, usare giustamente significa sempre scegliere, distinguere, raffigurarsi un obiettivo e rimanergli fedeli. Quinto, il giusto uso decide sul valore delle cose per l'uomo, ma ha anche un significato per la felicità e l'infelicità dell'uomo stesso. È facilmente spiegabile che i pensatori della Chiesa fanno ricorso volentieri a questo strumento che i secoli avevano affinato. Questo coincide perfettamente con il metodo che essi avevano bene in vista, con cui lavoravano, che promuovevano. Essi utilizzavano cioè il concetto del giusto uso. La storia del concetto si consegna un esempio di ciò che il concetto ci dice. La cresis è essa stessa una cresis. Io trovo degno di nota che Hacker, nonostante non conosce la storia del concetto e citasse i testi dei padri della Chiesa solo in misura relativamente scarsa nelle sue opere, afferrò la consistenza terminologica del concetto e il suo significato cardinale. Paul Hacker non sarebbe stato l'uomo che era in realtà se si fosse accontentato della pura osservazione storica dello scritto di Basilio e del metodo dei padri, se non si fosse interrogato sul significato permanente che emerge dall'uno come dall'altro. Egli dice, cito, «Lo scritto ad adolescentes è oggi incredibilmente attuale proprio perché così inattuale. Nel momento in cui esaminiamo l'applicazione cristiana dei concetti in Basilio, nel momento in cui compiamo questo atto scientifico, dobbiamo fare un'apologia della Chiesa cattolica, della vita cattolica nella Chiesa, della vita cattolica dei concetti e dei concetti composti. Questo accade senza che ci si debba sforzare particolarmente, anzi meno lo si ricerca e più si ha la cosa chiara davanti a sé. Questo metodo di comportarsi cristianamente di fronte al paganesimo, egli si lamenta, è andato perduto. In un rapido excursus attraverso la storia dello spirito occidentale, prende in rassegna i diversi sforzi di porre il cristianesimo in giusta relazione con la cultura antica, tutti gli sforzi falliti o solamente riusciti a metà. Così è quindi, prosegue Hacker, il compito di realizzare una cultura cristiana su grande scala è stato realizzato nel corso dell'intera storia solo approssimatamente in quei grandi pensatori che noi possiamo definire come veri rappresentanti della cresis. Hacker riconosce però un caso di una cresis perfettamente riuscita sul piano teologico-filosofico, Tommaso d'Aquino. Dice, il modo in cui egli ha aggiustato, apparentemente solo un po', dei pensieri di Aristotele
e di altri filosofi greci, il modo in cui attraverso questi pensieri egli ha interpretato e spiegato genuini ragionamenti cristiani che si mostrano poi essere lo sviluppo di pensieri posto nella Bibbia, il modo in cui egli ha esercitato questa cresis è stato forse l'ultimo geniale esempio. Questo sarebbe un umanismo cristiano che varrebbe la pena di realizzare. Credo che sarebbe meglio abbandonare la parola umanismo. Sarebbe di universale Weltanschauung des Christen, se si potesse ricominciare sui binari che ha tracciato questo santo. Hacker conclude con parole che mi fanno giustamente credere che il suo saggio era un lascito a me personalmente. Dice: non possiamo mai rinunciare a tentare di ricominciare di nuovo una cresis, e credo che non si debba senz'altro partire dalla filosofia. Si può anche partire dai poeti, e non lo si deve, e oggi non lo si può fare da teologi, lo si può fare anche da profani, e il filologo classico è particolarmente vocato a questo compito, se appunto egli porta con sé i presupposti della fede viva, piena, cattolica, ecclesiale, che poi essa diventerà interessante anche per i dotti che non ne condividono il presupposto della visione del mondo, è un fatto che varrà da sé. Ma per il cattolico cosciente è naturale che il proprio lavoro emani la propria fede, e chi sta fuori della Chiesa se ne accorgerà con simpatia o con rifiuto, oppure passerò oltre con ottusità. Fine citazione. Spero che non apparirà immodesto se in conclusione descrivo come lo abbia cercato negli ultimi 35 anni di adempiere il compito contenuto in queste parole. Uno degli obiettivi che Hacker collegava allo studio dei padri della Chiesa era, come già detto, missionologico. Il nostro comune amico e missionologo, Johannes Dörmann, condivideva questa visione, ed insieme a lui fondai una collana intitolata Cresis, il metodo dei padri della Chiesa nel loro rapporto con la cultura antica. Nel primo volume della collana, che comparve nel 84, indagai la storia del concetto del giusto uso dagli inizi del V secolo fino all'Alto Medioevo. Il nostro progetto era quello di presentare in rapida successione alcuni casi di usus justis. Purtroppo Dörmann, per ragioni di salute, dovette ritirarsi presto dall'ufficio universitario e si dedicò nei suoi ultimi anni alle allora attuali domande della teologia che considerava più urgenti. Così la missionologia non si è manifestata in maniera diretta nella collana Cresis. Ho pubblicato di nuovo il primo volume del 84 in una forma più estesa e rielaborata quasi 30 anni dopo la prima pubblicazione nell'anno 2012, e l'ho dedicato a Paul Hacker. Il mio interesse era di esaminare più a fondo i concetti dei padri e di presentare le molte immagini della natura e della Bibbia nelle quali esse trovarono esemplarmente rappresentato e divinamente sanzionato il loro metodo.
Nel secondo volume della collana Cultura e Conversione, 93, indagai il tema sotto alcuni aspetti ulteriori e con un allentamento del vincolo concettuale. Questo libro piacque a Papa Benedetto XVI. Lo elogiò in una pubblicazione come grundlegend für die Frage nach Evangelium und Kultur, essenziale alla questione del Vangelo e della cultura, e ne mi diede un giudizio molto riconoscente anche in forma epistolare. Hacker aveva sempre avvisato di non intendere il metodo dei padri solo come teoria, ma di seguire anche gli esempi pratici della loro crisis. Questo fine fu perseguito dai lavori dei miei allievi che comparvero in parte nella collana Crisis. La collana ha ricevuto attenzione sia in Germania che all'estero ed ha anche registrato molte recensioni positive, ma non mancano neanche le obiezioni predette da Hacker. Il lunedì di Pentecoste dell'anno 2015 mi accolse Benedetto XVI in un colloquio privato. Quanto io mi lamentai di alcune voci ostili alla Crisis, il Papa apparve quasi divertito. Opposizioni in queste cose, disse, erano da aspettare fin dal principio e in qualche modo sono anche ovvie e comprensibili. Egli definì i miei libri un Lichtstrahl, raggio di luce, e espresse la convinzione che il riconoscimento anche da parte della teologia e della missionologia arriverà. Speriamo che abbia ragione.